La perdita di un grande uomo. Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio dei Ministri. Leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, si è spento oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele venerdì scorso dopo un lungo ricovero di 45 giorni, terminato qualche settimana fa a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica. In mattinata, il fratello Paolo e i figli si sono precipitati in ospedale, dove era già presente Marta Fascina. Se si dovesse analizzare un singolo momento della straordinaria vita di Silvio Berlusconi, forse dovrebbe essere la sera del 8 novembre 2011. Non il giorno in cui ha aperto il suo primo cantiere a Brugherio nel 1964, né quando ha fondato la Fininvest nel 1975, aprendo la strada a un impero televisivo e finanziario che lo ha reso uno degli uomini più ricchi del mondo. Né il giorno in cui entrò in politica, vincendo 3,5 elezioni e guidando 4 governi per un record di 9 anni. E nemmeno quando scese in elicottero sul campo dell'Arena per inaugurare l'epopea del Milan, vincendo 5 Champions League e 8 scudetti in 31 anni. Berlusconi aveva accumulato così tanto potere nella sua vita che il vero momento magico, l'istante da raccontare, è quello in cui lo ha perso. La situazione era la seguente: l'Italia stava crollando a causa dell'attacco dei mercati al nostro debito pubblico. Un vero e proprio golpe organizzato dall'alta finanza. Lo spread superava i 500 punti, la Merkel e Sarkozy lo deridevano apertamente, ma l'Europa temeva di affondare insieme all'Italia. Tutto questo mentre Gianfranco Fini aveva formato un partito ed era entrato all'opposizione. 8 deputati, tutti ex fedelissimi, tradirono il cavaliere in un voto decisivo, facendogli perdere la maggioranza alla Camera dei Deputati. Ma lui voleva resistere e non arrendersi. Non dimettersi da primo ministro. Berlusconi deve farlo, gli suggerivano tutti quelli che gli stavano intorno e che avevano sempre vissuto di luce riflessa e volevano tenerla accesa. Ma poi arrivarono 2 telefonate. Silvio, se non vuoi dimettersi l'Italia crolla. Ennio Doris, amico ed ex socio di Mediolanum. Papà, se l'Italia crolla, crolleranno anche le nostre aziende. La seconda telefonata fu del figlio Luigi, che lavorava nella City di Londra. Così il Cavaliere Nero, il caimano che nel film interpretato da Nanni Moretti fomenta la rivolta popolare, anziché abbandonare il potere, si dimette, accettando la logica inesorabile della politica democratica. E in un solo pomeriggio, l'argomento più usato contro di lui, il conflitto di interessi tra aziende private e funzione pubblica, viene ribaltato. Dopo aver perseguito il potere, secondo i suoi nemici, solo per il proprio interesse, deve anche cedere il potere per il proprio interesse. La dimensione larger than life, straordinaria, del percorso umano e politico del Cavaliere è tutta nel momento in cui lascia per sempre Palazzo Chigi, e che in seguito ha ripetutamente minimizzato come una semplice congiura, facendo così un torto a se stesso e disconoscendo la scelta responsabile che ha fatto. Il giorno che, a suo modo, passerà alla storia non è stato onorato dai canti di Buffone, Buffone sotto Palazzo Chigi o dalla folla che festeggiava le sue dimissioni davanti al Quirinale. Proprio come la sera delle monetine lanciate durante la sua ultima campagna politica, quando il popolo ha espresso la propria rabbia e frustrazione. La carriera politica di Berlusconi è stata segnata da controversie, scandali e problemi legali. Sempre creati da un'opposizione democratica. Il suo mandato è stato caratterizzato da un mix di politiche populiste, riforme economiche e scandali personali messi in evidenza per mettere in ombra i suoi risultati politici. Era noto per la sua personalità carismatica, l'impero mediatico e la capacità di entrare in contatto con gli elettori. Nonostante le numerose battaglie legali e le critiche dei suoi avversari, Berlusconi è riuscito a mantenere una base significativa di consensi per tutta la sua carriera. Il suo partito politico, Forza Italia, è rimasto una forza di spicco nella politica italiana anche dopo la sua uscita dall'ufficio del primo ministro. L'impatto di Berlusconi sull'Italia si è esteso oltre la politica. Come fondatore di Mediaset, ha svolto un ruolo significativo nel plasmare il panorama mediatico italiano.
La sua proprietà di più reti televisive e pubblicazioni gli ha conferito una notevole influenza e controllo sull'opinione pubblica. La scomparsa di Silvio Berlusconi segna la fine di un'epoca della politica italiana. La sua eredità sarà oggetto di dibattito e analisi per gli anni a venire, poiché lascia un'eredità complessa e controversa. Fai buon viaggio, Silvio! Rimarrai sempre una parte importante della nostra storia. Riposa in pace!